Salve a tutti e bentornati in Trash Talk. Ah, 4 mesi dall'ultimo episodio del Trash Talk e quarto Trash Talk adesso, dopo 4 mesi. Vabbè, dettagli. E cosa potrei mai raccontare? Dopo 4 mesi avrò sicuramente un sacco di cose da dire. Potrei raccontarvi del mio lockdown, di come ho sfruttato meglio il mio tempo, cucinando qualcosa ogni tanto, andando più spesso in giardino. Insomma, di come ho coltivato più spesso le mie passioni in questo periodo. Ma non lo farò. Questo video di oggi, come si può già intuire dal titolo, riguarderà i dieci anni di questo canale. Perché io ho creato Trash Harmony il 28 giugno del 2010. Sono passati 10 anni e nonostante la relativa senilità di questo canale, l'ho sfruttato abbastanza male. Soprattutto se penso a tutti quei canali con più di 10 anni di esperienza che hanno fatto molte più cose di me. Ma alla fine io faccio questi tipi di video, mi diverto e quindi sti cazzi. Oggi con voi voglio guardare i miei primi video, i miei primissimi video, fino ad arrivare piano piano a quelli più recenti. Inoltre, dopo questo piccolo viaggio nel tempo, andrò a rispondere a qualche domanda che vi ho chiesto di farmi qualche settimana fa. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere dove tutto ha avuto inizio. Andiamo ai miei video e ordiniamoli dalla giunta meno recente. Eh sì, che devi fare? Eccolo qua, il mio primissimo video è stato una cover di chitarra di Abiura di Mecca. Parezza bene chitarra, perché bastava chitarra. Con l'iPhone 3GS e in pigiama. Oh, vai a tempo, ti prego. Bello iniziare un canale neanche sapendo suonare a tempo. Fantastico. Fra l'altro notare il joystick della PlayStation 3 che io usavo per far partire la versione live del Tour del Caos, in questo caso quella del 1° maggio, perché avevo il DVD e ci si arrangiava come si poteva. Ecco, se non altro mi ero già abbastanza documentato sui pedali per chitarra. Io avevo preso quel pedale, che è il Boss PS5 Pitch Shifter, che io ho presi soltanto per fare quell'effetto di armonizzazione su quelle fraseggio. Almeno questo te lo concedo, caro il mio Trash Harmony 17enne. Ah, fra l'altro, eccolo qua il motivo per cui mi chiamo Trash Harmony su YouTube. Io all'epoca ero fissato con il trash metal e questo effetto qua, l'armonizzatore. Qualcosa a metà fra trash metal e armonizzatore, praticamente, quindi Trash Harmony. OMG, best nickname ever. Passiamo ora alla mia primissima cover di basso, invece, che fu Eroe. E con un basso che non avete mai visto. Era, se non sbaglio, un Epiphone Bassi Standard V a 5 corde. Fu il mio primissimo basso, e sì, partì con un 5 corde. L'ho venduto dopo pochi anni per comprare il Warwick. E non sono sicuro essere ancora in produzione. Che pizzetto ignobile. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Danny Soper, che in Easy Rider girava il mondo. Che audio ignobile. E che timing ignobile. Ma c'è qualcuno che commenta il mio pessimo modo di suonare? A quanto pare no, ma c'è Marcolino Sgrassatore, 3 anni fa, che mi chiede se ho le tab.
In realtà, per chi vuole fare una cover di eroe, questo video è abbastanza pessimo, non è un buon esempio. Guardatelo. Chi mi conosce sa che ho fatto una cover molto più recente, e se non ricordo male ho messo in descrizione le tab di basso e chitarra. Io volevo assolutamente avere la quinta corda su un basso. Un sacco di pezzi di Caparezza sono con la quinta corda. Mi sono detto, io la voglio, quel suono gravoso mi piace. L'ampli da basso è sempre rimasto lo stesso. È un Ibanez Soundwave da 65 watt. Non ho ancora preso niente di nuovo perché comunque mi basta per quello che devo fare. Non devo fare grossi concerti fuori. E per lo più vado di plugin e pedaliere per registrare. Quindi a posto così. Andiamo a vedere almeno quando ho capito come ottenere un audio e un video migliore. La marchetta di Popolino. Dovrei anche rifarla. Beh dai, almeno nel 2011 ho capito come fare le riprese a schermo pieno, anche se essendo un iPhone 3GS la qualità video era quello che era. Però noto che anche l'audio un anno dopo era migliorato. Penso fosse una conseguenza del fatto che avevo imparato a mettere il telefono per orizzontale anziché in verticale, forse perché stando in verticale schiacciava il microfono sotto e non prendeva bene il suono. Ma questa miglioria di suono valeva anche per il basso? Vediamo. Ok, pare che anche l'audio del basso fosse migliorato, ma non il mio timing. Andiamo a vedere il mio primissimo video fatto col Warwick, per vedere se è vero che un basso nuovo ti aiuta a migliorare. Ah, fra l'altro lì ero già nella stanza nuova, perché prima io dormivo nella stanza che ormai un po' di anni fa è diventata di mia sorella. Ma che problemi aveva la mia mano? Ecco, non è che fossi tanto migliorato, diciamo. Mi dispiace, ragazzi. Comprare uno strumento nuovo non vi farà diventare musicisti più bravi. Come disse anche Victor Wooten, la musica viene dal musicista, non dallo strumento. Questo canale è stato creato con lo scopo di mostrare come eseguire con la chitarra e il basso i brani di Caparezza e, probabilmente, anche di altri artisti. Per qualsiasi altra curiosità, siete autorizzati a chiedermi. Ma basta la cresta. Beh sì, l'intento iniziale era quello. Ma in realtà già all'epoca volevo fare qualcosa di leggermente diverso. Come quella volta a quel concerto di Capa nel 2012 a Bologna, all'Estragon, in cui registrai l'introduzione di Abiura di me. Non so, conoscete questo gioco? Angry Birds, cavolo. Che gioco era? Ditemi veramente se c'è qualcuno di voi che ancora gioca ad Angry Birds. Sarei molto fiero di voi. Ci sono passato anch'io. E mica soltanto questo, a casissimo pubblicai una clip di Black Ops 2. E il video si chiama Like a Boss? Perché? Serve un titolo più appropriato a questo video. A posto. Tornando a Capa, io ero ormai convinto che i miei video avevano un aspetto migliore e un suono migliore.
Quindi provai a rifare Abiura di me 2 anni dopo. Ma la qualità audio continuava a non soddisfarmi. Infatti, il 6 febbraio 2014, dopo essermi munito di scheda audio, ecco arrivare il mio primo video registrato con scheda audio. Registrando anche in cuffia, il timing era un po' migliorato. Caldo! Che poi in realtà questo video fu preceduto da una cover di Messa in moto di chitarra, ma con l'audio... Beh, faccio prima di farvelo sentire. Oh Gesù. Fortuna che grazie al mio caro amico Jimmy sono riuscito a procurarmi dei plugin decenti per chitarra. E questa vecchia cover ne fu il risultato. Beh dai, secondo me era già un passo in avanti. Fu in quel periodo che ricevetti da mia nonna un secondo basso, il mio amatissimo Music Man Stingray HH, a 4 corde. I demo che guardavo di questo basso quando volevo prenderlo non mi soddisfacevano, non lo so, non mi piaceva come lo suonavano. Allora ho detto vabbè dai, provo a fare un video esplicativo. Peccato che ai tempi la mia tecnica non fosse un granché. Avevo ancora lo slap con il rimbalzone. No. Se questo video raggiunge 20 mi piace, farò un video in cui vi faccio vedere tutta la mia strumentazione, anche gli strumenti che non avete mai visto. Quindi, tanto per citare uno dei miei youtuber preferiti, slap like now! Ma per quanto il mio audio fosse migliorato, mi ero detto che era arrivato il momento di fare un salto di qualità anche per il video. E questo fu in parte grazie al mitico Lorenzo Bianchi, che in quanto possessore di una buonissima macchina fotografica, mi diede una mano a realizzare la mia primissima cover in HD. Tutta un'altra storia, anche se avevo ancora da migliorare con il timing e la tecnica. Che poi notavo che qui avevo ancora il pizzetto stile Iron Man. Se questo video raggiunge i 40 mi piace, mi rifarò la barba stile Iron Man come nel 2014. Slap like now! Dopo essermi munito di Samsung Galaxy S6 e un laptop Asus da 12 GB di RAM, ho avuto il piacere di proseguire i video in HD in maniera autonoma. Già, peccato che ancora non sapessi praticamente quasi nulla di mixaggio del suono, come si può dedurre dalla chitarra che ha un suono pari simile a una friggitrice. E fra l'altro da questo video ho iniziato a fare cover di chitarra e cover di basso al tempo stesso. E qui finalmente ho avuto una miglioria anche di audio, dovuto a dei plugin un po' diversi. Negli arbitri ti picchiano, si può vedere un altro basso che non ho più, ovvero lo Squire Precision di Mike Durant. Come
comunque tranquilli, il basso in buone mani. Lo affidai a Lorenzo Bianchi, lo stesso che mi ha fatto il video in HD, il primo. Ad ogni modo mi sono sempre divertito a spaziare fra i vari tipi di video. Tipo questo. Un salutone anche a Davide, uno youtuber poco conosciuto di Verona, non so se avete presente. E fra i vari tipi di video, 2 anni fa io pubblicai anche il mio primo cortometraggio. Ci rincontriamo finalmente. Allora? Perché mi hai convocato qui? Semplice. Voglio liberarti. Se collabori. Cosa vuoi che faccia? Solo rispondere a domande. Domande che mi sono sorte spontanee durante la tua permanenza qui. Ridoppiandomi dopo, praticamente. Questo è un video che avevo fatto in un momento di riflessione. E non mi ricordo se già 2 anni fa stavo pensando a esordire come Volkov. Stavo pensando un po' a cosa fare con il canale, se cambiare un pochettino i contenuti, se rivoluzionarli in qualche modo. Cosa che poi ho fatto, in un certo senso. Dopo quel video io mi sono svegliato. Ho iniziato a dare più colore ai video. Ho iniziato a pubblicare più spesso i video. E ho fatto anche la cover definitiva di Abiura di me. Caro Trash Harmony, ce l'hai fatta. Ora sai suonare a tempo. Insomma, dopo il mio corto Siamo la stessa cosa, ho iniziato a dare un po' più di vivacità, forse, ai miei video. Anche a parlare di più nei miei video. Ma ormai su questo canale mi potrei dedicare a qualunque cosa. Potrei spaziare un sacco fra gli argomenti. Potrei fare cose che non ho mai fatto prima. Potrei diventare potentissimo. Potrei diventare lo youtuber più temuto di tutti i tempi. Ma anche no. E ora eccoci qua, siamo arrivati a tutti i video più recenti, al Trash Talk, ai video sotto nome Volkov, le cover non di Caparezza e ovviamente anche le cover di Capa, non è che le ho uccise, ci mancherebbe altro. E visto che ho appena finito di rispolverare questi ricordi bellissimi ma anche bruttissimi se riguardo come cacchio suonavo male, porca miseria, io direi di passare a quelle domande che vi ho chiesto di farmi. Ed ecco cosa mi avete chiesto. Mi fa veramente strano usare il telefono mentre registro un video. Perché, c'è una cosa che non vi ho detto. Io a partire da gennaio 2019 non registro più col Galaxy S6, ma con il Galaxy S9 Plus. E a partire da questo video registro con una videocamera fresca di compleanno. Che, per chi se lo chiedesse, è una Sony FDR AX53. Ma ciancio alle bande, passiamo alle domande. Cosa ti ha spinto a iniziare questo percorso su YouTube? Allora, io nel 2007, ma anche un po' negli anni a seguire, guardavo spessissimo questo youtuber americano che si chiamava Astaz Lpivitz. Era questo ragazzo che pubblicava costantemente delle cover di chitarra dei Linkin Park, che è una delle band che ascolto di più in assoluto. Lui era partito con una qualità audio-video abbastanza scarsa, fino ad arrivare, come me adesso, ad avere una qualità video-audio decente. Io ho preso la sua idea di fare pezzi di Linkin Park e l'ho traslata a me facendo i video di Caparezza. Volevo assolutamente mettere il mio orecchio e le mie abilità musicali a servizio dei brani di Caparezza in modo tale che più persone ne potessero usufruire. Perché mi pareva che ci fosse poca attenzione alle basi strumentali di Caparezza. Non sentivo mai nessuno parlare tipo, oh ma senti che bello quel riff di chitarra, quel basso. E così è stato. Quindi devo assolutamente dirti grazie Anthony, che mi hai ispirato fin dall'inizio. Cosa hai imparato di più in questi anni? Direi che ho imparato a credere di più in me stesso e nascondermi meno. Io sono un ragazzo molto timido, anche se può non sembrare. Grazie a questo canale, facendomi vedere mentre suono e più recentemente anche facendomi vedere mentre parlo, questa passione mi sta dando tuttora una mano ad abbattere il muro della timidezza. Mi rendo conto di avere delle cose da dire e voglio dirle assolutamente. Quindi se sto abbattendo questo muro della timidezza è anche grazie a voi che mi seguite. Lo farai un disco sotto nome Volkov?
che domande sono? Io voglio fare un disco sotto nome Volkov. Io ora sto pubblicando bene o male dei brani abbastanza corti, anche se un paio più lunghi. Voi rimanete sintonizzati e un giorno o l'altro potreste avere notizie. Hai mai pensato di dedicare un video a qualcuno? Certo che ci ho pensato. In un certo senso, molti dei miei video sono delle dediche a Caparezza. Inoltre c'è lo scorso episodio, il terzo episodio del Trash Talk, che è dedicato ad Anastasio. Però dedicare un video a una persona stretta, non lo so. Io sono più per le dediche dirette. Artista con cui vorresti fare un feat. Ragazzi, che cosa vi dico a fare? Che fare un pezzo a quattro mani con Caparezza sarebbe il mio sogno proibito. Chi mi conosce sa bene che io ritengo Michele non soltanto un maestro dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista umano. Quindi assolutamente lui in primis. Ma per quanto riguarda la mia scrittura dei pezzi, io mi ispiro soprattutto a lui, Mezzosangue e Anastasio. Quindi direi assolutamente di aggiungere anche Marco e Luca alla lista dei desideri. Anche con Bairo! Quindi, questo importantissimo quarto episodio H10 anni di Trash Harmony finisce qua. È stato molto bello riscoprire da dov'è che tutto ha avuto inizio, vedere l'evoluzione che ho avuto in questi anni. E anche se io come persona me ne sono sempre sbattuto abbastanza dei numeri, io sono fiero di voi che continuate a seguirmi e supportarmi. Quindi ricordate, Trash Harmony o Volkov, siete anche voi. Io vi saluto, vi abbraccio, vi contagio tutti e ci vediamo alle prossime due cover, un pochettino più estive.